Benvenuti a tutti, numerosissimi, a questo webinar, il cui focus sarà esclusivamente CryptoLocker, e-ransomware e come WatchGuard, con la sua suite UTM e il suo motore aptitBlocker, è in grado di contrastare questo tipo di minacce e aiutarvi nel avere visibilità di cosa avviene in rete ed essere protetti. In sessione insieme a me questa volta non sono solo, così come non è solo neanche il mio collega, ma siamo in due. Abbiamo collegato qui con noi Gianluca Pucci. Ciao Gianluca. Ciao, ciao Emilio, ciao a tutti quanti e grazie della così numerosa partecipazione. Ci fa piacere che siate così sensibili all'argomento. Infatti ci fa piacere, approfittiamo anche un po' per sciogliere il ghiaccio, ci fa piacere che siate presenti ai nostri webinar, non che ovviamente vi infettiate con CryptoLocker, questo ci fa meno piacere. Certo. Ci fa meno piacere. Scherzi a parte, ripeto ancora benvenuti a nome di tutto il WatchGuard italiano, team italiano, andiamo subito a parlare di questo grande tema che sono i ransomware. Per farlo, lascio la parola a Gianluca, con cui interagiremo durante tutta la presentazione, che terminerà con la visione dal vivo del sistema di visibilità che ha catturato un malware, non necessariamente CryptoLocker, nel caso specifico è un altro tipo di malware che fluisce attraverso Flash, un'altra di queste piaghe, è il malware attraverso finti Flash player. E vedremo anche un esempio di configurazione su un apparato T10, come dovrebbe essere fatta e quindi come è nel migliore dei casi prudente, ma ovviamente è un esempio che poi deve essere calato all'interno di ogni infrastruttura. Gianluca, dunque, ti assegno il ruolo relatore e ti passo subito la parola. Raccontaci un po', iniziamo un po' a raccontare un po' questo fantastico mondo del ransomware. Bisogna innanzitutto avere la corretta visione. Ho detto in precedenza che siete numerosi, quindi avete percepito l'importanza della problematica e dobbiamo condire questo fatto con la giusta visione del perché dobbiamo essere sul pezzo, usando un gergo poco tecnico fondamentalmente. Il motivo è semplicemente considerare la mutevolezza delle vecchie visioni del malware, quindi quando il malware era statico, mirato fondamentalmente a un danno specifico sul singolo PC, quasi come a fare, passatemi il termine, un dispetto. Ad oggi invece è intervenuto il dio denaro che ha trasformato questo strumento in uno strumento per costruire una vera e propria fonte di guadagno attraverso un vero e proprio ricatto. Quindi, il fatto di colpire il PC, lo strumento di lavoro o lo strumento domestico, e ritornare a prendere possesso solo e unicamente dopo il pagamento di un riscatto. Quindi fondamentalmente introduciamo, oltre al concetto del dispetto, anche il concetto usare questo mezzo poco etico come appunto una fonte di riscatto stesso per perseguire del denaro. Tu cosa ne pensi, Emilio? Sei d'accordo con questa visione? Hai degli esempi da mostrarci? Da illustrarci Abbiamo più che altro? da beh, sì, abbiamo parlato, abbiamo investito gran parte dello scorso anno in comunicazione su questo tema negli eventi di settore e sì, purtroppo la tendenza ormai è ben consolidata. Vale a dire, i cybercriminali preferiscono attaccare le grandi masse e attaccarle con software, in particolar modo malware di questo tipo, perché è molto più remunerativo per loro. Perché è molto più semplice sparare un malware e fare leva su quelle che sono le paure ancestrali o le incertezze o anche diciamo, non, diciamo, l'essere un pochettino non formati su questo tema e attaccando masse e quindi ottenendo un riscontro e quindi dei guadagni per far sbloccare le macchine vittime, piuttosto che investire tanto denaro e anche un livello di difficoltà molto ma molto
più complesso se si va a lavorare su quello che è, e invece sono attacchi mirati su specifiche aziende o grossi colossi. Questo perché è tutta una questione di numeri. Per la legge dei grandi numeri e per la ripeto, per la semplicità con la quale questi malware riescono a essere iniettati nei nostri computer, è molto più remunerativo in termini proprio di denaro attaccare questi, diciamo, attaccare le grandi masse piuttosto che andare a colpire i grandi nomi, senza esclusione di colpi, quindi non significa che anche i grandi nomi non siano sotto smacco, ma in realtà tutta l'attenzione adesso è spostata su quella che è il grande volume e non solo i grandi nomi. Si dice spesso che per conoscere, per affrontare il proprio nemico bisogna conoscerlo. Diamo un nome prima di tutto a questo nemico, quindi questa famiglia di malware che minaccia i nostri dati, le nostre, diciamo così, realtà informatiche, prende il nome di ransomware. Ransomware dall'inglese riscatto, e quello che fa è proprio incutere, come succede, immaginate come succede nei film, quando un familiare viene preso sotto riscatto, si crea all'interno di una persona quella serie di situazioni emotive per le quali si colpisce appunto la parte umana, sentimentale della persona stessa. Ho usato questo esempio perché lo ritenevo abbastanza calzante. Allora, alcuni punti interessanti da conoscere e da sottolineare. Innanzitutto dobbiamo considerare che questa categoria induce l'utente a effettivamente a pagare una forma di riscatto al fine di riottenere i propri dati compromessi per l'operatività del malware stesso. Quindi il malware agisce, compromette il dato e se si vuole riutilizzarlo si deve pagare. Questo è un primo elemento. Come avviene, con che forme, chiamiamolo così, avviene l'infezione, avviene il flusso del riscatto. Si agisce, come dicevo in precedenza, si agisce sulle reali paure dell'utente, paure che passano sotto forma di bollette, di cartelle esattoriali, di multe. In tutte queste è veicolato ovviamente in formato elettronico, perché è lì che andiamo ad attaccare, quindi creando proprio nell'utente colpito una instabilità emotiva. Che poi porta diciamo così, il comportamento quasi automatico dell'infezione stessa, quindi del lancio del documento che si è ricevuto. I danni possono essere molto forti, nel senso che abbiamo parlato della cifratura del dato personale e della resa inaccessibile del nostro sistema, che a seconda del tipo di utente, e non si risparmia nessuno oggi, dall'utente domestico all'utente operativo, alla piccola azienda, che magari se non è sostenuta da un sistema di backup corretto, rischia di perdere tutto il suo insieme di dati, che molto spesso equivale anche ad una perdita economica molto molto forte. E da qui poi ovviamente sfruttando proprio questa dispersione da parte del dato si richiede il pagamento proprio per riutilizzarlo, per riprenderne possesso e quindi per tranquillizzare la persona colpita. Emilio, hai qualcosa da dire a riguardo? Sono sicuro che puoi dirci qualcosetta in più. Allora, sulla questione delle bollette, cartelle esattoriali, multe, sono sicuramente convinto, anzi, di questo siamo convinti, visto che abbiamo visibilità entrambi di quello che avviene tecnicamente sul mercato, che sono e sono state in passato il veicolo, tecnicamente in gergo si chiama vettore, attraverso il quale sono state trasportate, diciamo, le varie modifiche, le varie mutazioni di CryptoLocker nello specifico. Adesso una cosa che vorrei aggiungere è che il nostro osservatorio, in particolar modo WatchGuard Security Center, ma
ve lo posso confermare personalmente, così come ve lo può confermare anche Gianluca. Il ransomware, diciamo, viene veicolato, sta iniziando ad utilizzare vettori che non sono propriamente solamente il file di bollette o cartelle esattoriali finte, multe e quant'altro allegato per esempio a un'email. Ma la tecnica di infezione, il tentativo di infezione, inizia a essere diverso. E avviene invece, si induce l'utente non a scaricare e aprire un allegato di posta, perché come vedremo fra poco, se si agisce in modo preventivo e anche con una corretta gestione e analisi di quelli che sono i requisiti di sicurezza, questi tipi di allegati non dovrebbero arrivare proprio agli utenti come allegati. Allora i criminali hanno completamente cambiato quello che è l'approccio, facendo arrivare all'utente una mail che in gergo si chiama spear phishing. Vale a dire un'email che contiene un link. E questo link induce l'utente, sfruttando proprio queste paure insite nell'essere umano, vedo arrivare attenzione, annuncio Enel, annuncio cartelle esattoriali, Agenzia delle Entrate, Equitalia e così via, induce l'utente a cliccare sul link che è contenuto nella mail e ad andare a navigare su un sito che è un fake site, quindi un sito finto, che richiama diciamo la struttura grafica di quello che è il sito di riferimento Enel piuttosto Agenzia delle Entrate. E quindi poi attraverso una serie di altre operazioni che in gergo tecnico avete sentito sicuramente citare come operazioni di drive-by download a scaricare il malware sotto forme che vedremo tra poco, ormai sono tassativamente cifrate e pertanto bisogna agire in modo diverso ed essere pronti a livello di configurazione degli strumenti e di gestione degli atteggiamenti emozionali e culturali sulla sicurezza a dover affrontare mutazioni non solo del problema tecnico in sé, cioè del file del malware, ma anche di come si approccia a proteggersi, vale a dire bisogna saperne una più del diavolo, cioè bisogna rincorrere i cattivi in modo tale da poter creare un set di configurazioni degli strumenti, il firewall UTM e gli strumenti endpoint che si hanno nell'azienda, cioè quelli installati sul PC, al fine di proteggere al meglio il sistema da tutte le possibili vie, quindi da tutti i possibili vettori e azioni che l'utente può essere indotto a fare per scaricarsi il malware. Ecco Gianluca. Cerchiamo di inquadrare un po' come si sviluppa la scena del crimine, quindi immaginate un banale telefilm da analizzare sotto questo punto di vista. Il PC, il nostro amico nell'attività quotidiana, sia domestica sia lavorativa, che viene infetto dal malware, quindi che viene infetto nell'esempio specifico da CryptoLocker. CryptoLocker, l'abbiamo visto prima, ha lo scopo principale di cifrare parte dei dati o l'intero sistema rendendolo inaccessibile per l'una o per l'altra casistica. Da definizione la cifratura necessita di una chiave, quindi il primo step che l'infezione, a cui l'infezione porta è quella di andare a chiedere a qualcuno, tra virgolette, questa chiave. Quindi il primo diciamo così, il primo effetto è quello di andare a contattare l'elemento command and control. Che cos'è l'elemento command and control? E immaginate che sia una rete nascosta, una rete fittizia, una darknet a tutti gli effetti, che comanda, arriva a prendere possesso della vittima infettata dal punto di vista della gestione dell'elemento che l'ha infettato, quindi il malware stesso. Il contatto porta al rilascio di una chiave, della chiave di cifratura. Più è grosso il numero, chiamiamolo così, che vedete indicato dalla sigla RSA 2048, RSA 4096 bit, più ovviamente questa chiave cifra in maniera più massiccia, rendendola, diciamo così, più difficile a livello di accesso, il dato compromesso. Parallelamente, il malware ha anche un altro scopo, che è quello di
evitare che qualcuno capisca quello che sta facendo. Quindi, parallelamente a questa attività, attraverso un algoritmo specifico che si chiama Domain Generation Algorithm, genero una serie di contatti esterni verso command and control fittizi al fine di trarre in inganno chi cerca di analizzare, di capire il perché del mio omicidio, quindi di andare a capire chi sto contattando e per quale motivo. Questa seconda fase è mirata fondamentalmente a rendere difficile la tracciabilità dei contatti, quindi questa confusione che creo su chi sta facendo, su chi sta analizzando il danno perseguito, è facente parte sempre del malware, quindi rende sempre più difficile tentare di mitigare la nostra affezione. Tu cosa ne pensi, Emilio, riguardo? Allora, questa è la tecnica, tutta la parte la possiamo chiamare di back-end, quindi di back-end criminale, cioè tecnologico, cioè vale a dire come funziona CryptoLocker una volta che CryptoLocker ha infettato il nostro asset, il nostro PC, il nostro quant'altro. Vale a dire che, come vedete, la rete di command and control, non a caso Gianluca lì ha utilizzato la fotografia in alto a destra di un centro controllo. La rete di command and control la potete immaginare come il ponte di comando dei cybercriminali. È effettivamente una dashboard, si possono controllare attraverso delle dashboard, chiaramente non sono leggibili come quelle che potrebbero essere strumenti commerciali, sono tutte cose abbastanza tecniche, terminali, dalle quali i criminali, dalla quale console i criminali hanno la possibilità di analizzare addirittura l'andamento dell'infezione nel mondo, per capire se quella specifica versione di CryptoLocker utilizzata e veicolata con quel particolare vettore sta avendo successo oppure no. E diciamo, da questo punto di vista, agire inventandosi nuovi metodi o incapsulando il CryptoLocker o altro ransomware in altro modo. Però, ripeto, questa è la parte, dicevamo, essere la parte di back-end. Quindi, che cosa succede? Che cosa si scatena nel sistema e come il sistema viene controllato nel momento in cui CryptoLocker si è attivato sulla macchina, vi siete infettati. Tant'è che tipicamente pagare il riscatto risulta essere veramente una delle, diciamo, delle cose purtroppo da fare, anche se non andrebbe pagato, però purtroppo il cliente, preso dalla disperazione, trova molto complicato per l'eccessiva virulenza del sistema, perché poi ricordiamo anche che il CryptoLocker nello specifico e i ransomware in generale hanno la capacità di comunicare l'un l'altro, quindi di diffondersi in rete, per esempio attraverso i meccanismi di folder sharing, quindi condivisione file in rete locale. Pertanto la virulenza del sistema è molto elevata, quindi è molto aggressivo. In poco tempo si infetta mezza rete. Sono sicuro avete sentito di recente, qualche settimana fa, la notizia che un ospedale americano è stato costretto a pagare 17.000 dollari di riscatto per poter sbloccare alcuni dei propri dispositivi. Immaginatevi che dati possono essere stati bloccati su dispositivi di un ospedale, pur di liberarsi da questa piaga. Ma in realtà adesso andiamo ad approfondire quello che dovremmo fare per evitare di infettarci, quindi come possiamo fare a cercare di bloccare l'infezione di CryptoLocker, quindi evitare che si scateni questa slide che vedete qui, quindi questo concetto di diventare preda di una rete di command and control dalla quale controllano i dati che mi hanno cifrato e hanno l'unica possibilità di decifrarli, a meno che ovviamente non sia un backup locale. Se si ha un backup locale, se ne va via tanto tempo, ovviamente è comunque un danno perché anche il tempo è denaro, è comunque un danno perché bisogna ripristinare tutti i dati, ma perlomeno li abbiamo come backup. Ma quante aziende invece non hanno nemmeno un backup? Prego Gianluca. La risposta alla domanda che cosa dobbiamo fare per prevenire, perché l'efficacia secondo me è un atto di prevenzione, la cura è susseguente molto spesso, come dicevi tu, il pagamento stesso del riscatto non porta alla sicurezza totale del recupero dei dati.
La prevenzione, secondo me, è il punto di vista corretto che bisogna avere su questo tipo di attacco. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo proporre? Innanzitutto la soluzione WatchGuard UTM. La nostra soluzione ad oggi con l'utilizzo corretto di tutti i sistemi che vi mostreremo alza in maniera molto molto sensibile la soglia di sicurezza che possiamo implementare sul nostro sistema, rendendo quindi molto molto efficace l'atto di prevenzione sulla parte applicativa che i nostri dati portano all'interno della nostra infrastruttura, quindi tutto il contenuto dei dati in transito all'interno della nostra infrastruttura viene protetto da una serie di motori, li chiameremo così, che fanno proprio parte della nostra soluzione. La visibilità sempre integrata nella nostra soluzione, WatchGuard fornisce diversi strumenti per dare visibilità di quello che sta transitando, di quello che sta succedendo, strumenti che danno poi modo di mostrare dei risultati e quindi di poter prendere delle decisioni sulla base di questi risultati. In ultimo, e questa è una componente che deve essere, diciamo così, veicolata dagli addetti ai lavori, ed è quella di lavorare sull'aspetto umano dell'utente colpito, rendendolo fondamentalmente sempre più prudente. Quindi, riassunto sotto termine di formazione, quindi far notare sempre più in maniera insistente quali sono nell'atto specifico i tipi di traffico che possono infettare, piuttosto che a che cosa bisogna prestare maggiormente attenzione, al fine di ridurre quella percentuale di infezione dovuta proprio al comportamento umano e alla sensibilità che abbiamo enfatizzato precedentemente. Emilio, su questa parte cosa ci puoi dire? Siamo curiosi della tua opinione. Ah, quest'ultima parte in particolar modo, ragazzi, signori e signore collegati al webinar, prudenza, la prudenza non è mai troppa, a prescindere dagli strumenti. Ovviamente qui abbiamo due livelli di questione relativi alla protezione. Da un lato ci sono gli strumenti che stiamo vedendo e che chiaramente devono essere efficaci. Se lo strumento è inefficace, ovviamente diventa inutile averlo. Ma a parità di efficacia dello strumento, quindi se si ha un ottimo strumento come potrebbe essere WatchGuard APT Blocker che andiamo a vedere tra poco, e l'insieme degli altri strumenti presenti nella suite WatchGuard UTM, avere questi strumenti ovviamente non vi autorizza in qualche modo a continuare ad avere comportamenti poco prudenti in rete, semplicemente perché siete dotati di uno strumento. Vi può sembrare una cosa banale, ma il paragone potremmo farlo, ad esempio, con le cinture di sicurezza dell'automobile. Le cinture di sicurezza dell'automobile sono un sistema di protezione pretensionatore, sono migliorate anche quelle nel tempo, come comfort, come capacità proattiva di blocco grazie ai pretensionatori modificabili, adattamento con le cinture in verticale piuttosto che quelle normali, se siamo su un'auto da corsa, insomma, un dispositivo di sicurezza, così come ho anche nel frattempo attorno nell'auto nell'abitacolo dell'automobile 18 airbag avanti, dietro, lateralmente, sopra, sotto, addirittura adesso gli airbag per proteggere le ginocchia e su certe automobili di certe fasce anche gli airbag per le caviglie. A momenti, ma avere tutti questi dispositivi di sicurezza non fa in modo che le leggi della fisica non si applichino più all'automobile. Cioè, se continuo a spingerla a 350 km/h sull'autostrada e ho un problema, ho un problema, cioè non c'è strumento che tenga, perché la fisica si continua ad applicare all'automobile. Stessa identico paragone avviene per questi strumenti. Io posso mettere in piedi tutte le tecnologie che voglio, avere l'apparato configurato nel migliore dei modi, ma per esempio introduco nella configurazione dell'apparato una delle cose che io detesto maggiormente. Chi ci segue assiduamente nei webinar lo sa che sono abbastanza inflessibile su questa cosa: le eccezioni. Introduco una regola di eccezione per l'utente X. Perché temporaneamente quell'utente X deve poter fare tutto.
Non si sa perché deve andare nella modalità God Mode, ve la ricordate chi giocava tanti anni fa al vecchio Doom? C'era la modalità God Mode, cioè posso fare tutto e non muoio mai durante il gioco. Ecco, scherzare con queste cose solo perché devo mettere l'eccezione perché la devo mettere, perché la devo mettere, provoca praticamente in modo molto pericoloso la quasi totale esposizione di tutta la rete al problema. Perché basta che la macchina per la quale si è fatta l'eccezione si infetta perché su quella macchina o su quell'utente sono stati spenti i controlli nella configurazione della macchina, il CryptoLocker o il CryptoWall o qualsiasi altro voglia ransomware penetra nella macchina, si installa nella macchina e grazie alla sua virulenza e ai meccanismi automatici si infetta nel segmento di rete. In un battibaleno, per esempio, va a finire su una network attached storage o sul disco condiviso o sui server interni all'impresa, compromettendo l'intero segmento di rete. Perciò, quando parliamo di prudenza con Gianluca, vi stiamo parlando di prudenza, non intendiamo solo la prudenza che dovrebbe avere l'utente non addetto ai lavori, una receptionist, una segretaria, un addetto a l'amministrazione nel manipolare certi file che probabilmente per politica aziendale nemmeno dovrebbe aver mai ricevuto, perché qualcuno si doveva preoccupare di bloccarglieli, ma parliamo anche di avere una certa sensibilità nell'avere un approccio sistemico alle politiche di sicurezza dell'azienda, quindi che sia in qualche modo un po', è vero, un po' rigido, ma a protezione dei vostri asset e consapevoli del fatto che una minaccia riuscite a bloccare oggi, altre 10 ne sono uscite con relativi vettori di infezione, ne sono uscite nell'arco di un'ora. Quindi bisogna star dietro al problema e agire secondo prudenza, Gianluca. L'idea generale è sempre quella di, per propriamente non addetti ai lavori, sempre quella di accomunare il termine virus e il termine malware sotto un unico, modulo, sotto un unico asset. Non c'è niente di più sbagliato e questa, non conoscenza dell'argomento porta ad una facilità nelle aperture dei bocchettoni di infezione all'interno del nostro sistema. Da qui confrontiamo due delle nostre proposizioni a livello di motori di sicurezza che proponiamo all'interno della nostra soluzione, partendo dall'antivirus. L'antivirus, il cui ruolo conosciamo tutti, è quello di mitigare l'infezione dei virus basandosi su un database acquisito di nomi di firme digitali, vedetelo un po' così, per le quali il virus stesso viene riconosciuto. Quando questo non è possibile, vuoi perché l'elemento virale è particolarmente complesso dal punto di vista del codice, piuttosto che non è ancora presente all'interno della pancia del sistema antivirus, non è ancora presente la firma digitale che identifica quella criticità stessa, occorre qualcosa in più. Ed è qui che il nostro sistema con il successivo motore APT Blocker, APT sta per Advanced Persistent Threat, rafforza e dà una grossa, veramente grossa mano all'intercettazione di queste fonti maligne che arrivano dall'oceano. L'oceano, conosciamo tutti per similitudine, arriva ad essere paragonato al mondo internet. E in che modo possiamo andare a pescare questi brutti pesci all'interno dell'oceano? Attraverso diverse componenti applicative che per noi, per la nostra quotidianità, costituiscono nel lanciare un qualcosa verso il mondo esterno. Nello specifico, ho un po' di tecnicismo, parliamo del traffico FTP durante il trasferimento di file, quindi della navigazione che diventa importantissima avere e controllare oggi sia quando è trasmessa in chiaro con il protocollo HTTP, sia quando lo è e parte di grossissima parte dei siti sta migrando su questo protocollo, quando lo diventa in modalità cifrata, quindi attraverso l'HTTPS. E a maggior ragione la posta elettronica è uno dei metodi più comuni con i quali queste forme virali arrivano all'interno del nostro sistema, attraverso i protocolli SMTP e il protocollo POP3.
Questi elementi sono gli elementi per i quali noi ci affacciamo all'interno dell'oceano e possiamo andare a pescare in maniera non voluta, non desiderata, questi pesci cattivi, chiamiamoli così. Sei d'accordo con questa similitudine, Emilio? Pensi che abbia colto nel segno? Pienamente d'accordo, e qui entrando un pochettino di più nei tecnicismi, sottolineiamo due aspetti in questa slide. Allora, bisogna parlare innanzitutto della tecnologia che è il fiore all'occhiello di WatchGuard, che è la tecnologia proxy. Non ha nulla a che vedere col proxy server, col concetto di proxy server, è tutta un'altra questione. È un software sviluppato da noi che si integra all'interno del sistema operativo dei nostri Firebox, sistema operativo che si chiama Firebox OS, e che è una tecnologia in grado di, a livello applicativo, di sezionare i contenuti e i messaggi, diciamo, protocollari di ciascuno di questi protocolli che vedete qui elencati a sinistra. Vale a dire che, questi moduli software, questi motori software che ci sono a bordo integrati nel sistema operativo dei nostri apparati, con queste regole possono andare, per esempio, a capire la validità della sintassi di questi protocolli, quindi se ci sono comandi che sono effettivamente formattati in un certo modo. Se ci sono variabili che rispettano certi tipi di impostazioni secondo quella che è la configurazione che fa il vostro amministratore di sicurezza, piuttosto che analizzare ogni singolo specifico contenuto che attraversa la sessione di ciascuno di questi protocolli. Vedremo tra breve, quando ci colleghiamo a un apparato, qual è la capacità che questo sistema ha in termini di granularità di poter lasciare a voi, amministratori della sicurezza, di gestire proprio i livelli di blocco, permesso, analisi, e di dare in pasto questi contenuti che Gianluca diceva essere i pesci cattivi che peschiamo dall'oceano, passarli al vaglio delle maglie del nostro sistema. Ecco, mi piace molto questa analogia che ha fatto Gianluca poco fa perché dà la possibilità di introdurre anche l'altra parte del discorso, che è la parte più specifica relativa ai singoli motori di sicurezza che abbiamo a bordo dei nostri firewall. La logica di cooperazione fra questi motori la potete vedere esattamente come quella di un pescatore che deve pescare, diciamo, del pescato misto nell'oceano. Quindi avrà dai granchi ai crostacei più grossi, piuttosto che alle seppie o a pesci di varia dimensione. Ovviamente avrà reti che saranno con le maglie di dimensioni diverse al fine di poter raccogliere per sacche successive il pescato e poterlo separare più semplicemente una volta che viene issato a bordo. Ecco, sui nostri sistemi il meccanismo di protezione funziona alla stessa maniera. Avete a disposizione un insieme di motori che devono essere configurati al fine di cooperare fra di loro nel migliore dei modi per avere un unico sistema molto potente che rappresenta una maglia generale impenetrabile, dove ognuno di questi motori e rappresenta una rete con una maglia diversa, specializzata nel poter filtrare qualcosa. La VG, è la parte relativa al gateway antivirus, che non è ovviamente la VG, diciamo, quello è una VG dedicato a noi, con 3 milioni, più di 3 milioni di firme, analisi euristiche, zero delay protection, ed è un motore che lavora a maglie successive, quindi interviene all'inizio nell'analisi dei contenuti in questi protocolli che vi ha elencato Gianluca, e se il responso dell'antivirus è ok, il file è pulito. Se a bordo avete anche la licenza del motore apt blocker, che invece si poggia sulla tecnologia Lastline di cui vi parlo adesso, il file verrà passato al vaglio anche del motore apt blocker. Perché? Perché il malware di nuova generazione, come per esempio i ransomware e le minacce avanzate persistenti, non sono ben conosciute dai motori antivirus a livello zero. Perché mutano, cioè a tempo zero, perché mutano troppo frequentemente all'interno di una stessa giornata, si diffondono altrettanto rapidamente prima che nell'antivirus compaia la zero day protection dell'antivirus, che impiega circa 24-48 ore. Allora, per essere ancora più veloci e per avere la possibilità di decifrare questo malware, che è molto complesso da analizzare rispetto a un normale virus,
si fa uso di un motore aggiuntivo che si chiama Apt Blocker, che poggia su una tecnologia Lastline, che invece lavora in questo modo. Il file, diciamo, chi ha realizzato questi prodotti come Lastline, che servono a identificare questo malware complesso, ha teorizzato e messo in pratica un semplice concetto. Non c'è modo migliore per capire se quel file è effettivamente una minaccia se non lanciarlo. Siccome non lo si può lanciare nella propria rete, altrimenti ci faremmo del male da soli, faremo autogol. Allora la tecnologia Lastline, che è integrata col nostro motore Apt Blocker, funziona in questo modo: prende il file e lo lancia all'interno di più emulatori nel cloud, nella nuvola. Questi emulatori eseguono un calcolo real time per capire qual è la risposta dell'ipotetico sistema operativo a questo tipo di minaccia, e la classifica real time, in modo tale che non solo la classifica, ma condivide il risultato della classificazione con tutte le altre potenziali macchine che faranno questo tipo di scansione. In questo modo si ha accesso da Apt Blocker a interrogare un database che non solo è proattivo e quindi si può rendere conto a tempo, direi anche meno di zero a momenti, se si potesse usare un calcolo negativo, un indice negativo, ma è in grado anche di, diciamo, apprendere globalmente dalla rete che cosa sta succedendo nei firewall degli altri clienti Lastline e WatchGuard, in modo tale da avere una visione anche globale di come certi tipi di file e di malware si stanno diffondendo all'interno della rete. On top a questo, quindi oltre a questi motori che lavorano nello specifico nell'analisi di queste minacce, virus, worm, malware, trojan e malware avanzato con Apt Blocker, abbiamo a bordo anche altri motori che si innestano all'interno di queste proxy, che hanno la capacità e vi danno l'estrema granularità di scegliere file per file, contenuto per contenuto, comando per comando, che cosa fare su ciascuna sessione. E Gianluca sicuramente ci farà vedere adesso, ci parlerà adesso di quali sono anche gli altri motori che possono coadiuvare l'uso già potente di per sé dell'Apt Blocker combinato al gateway antivirus. La navigazione, i contenuti che riguardano la navigazione, dove andare, quali siti sono consentiti, e questo focus fondamentalmente. Ho visto tantissime configurazioni, tantissime profilature del nostro servizio che si occupa di curare questa parte, il servizio che si chiama WebLocker, motore che si chiama WebLocker, e quasi tutte le profilature avevano come elementi ricorsivi fissi categorie che riguardavano principalmente la parte etica, quindi categorie porno piuttosto che social network. Questo ci sta, questo è corretto, ma oggi vorrei farvi guardare lo scenario da un altro punto di vista, dal punto di vista della sicurezza pura, invitandovi calorosamente a considerare come primo atto di configurazione nella creazione del vostro profilo. Ovviamente mi rivolgo a chi è addetto ai lavori, che ovviamente va a servire poi la parte della propria clientela, degli utenti finali, di considerare come elemento primario, proprio all'atto pratico della configurazione, come quali categorie andare a bloccare, di considerare quelle che vedete qui elencate. Una su tutti, la categoria security. Categoria security che, come potete vedere, prevede una molteplicità di elementi considerati, diciamo così, poco fidati, e uno su tutti, il penultimo riquadro, come vedete, Advanced Malware Command and Control. Quindi stiamo dicendo che andiamo a bloccare principalmente una categoria che, guarda caso, se vi ricordate la slide precedente, è il primo contatto dell'elemento virale quando infetta il PC. Quindi vado a contattare tramite sessione HTTP o HTTPS, e siamo in grado ovviamente di intercettare entrambi i traffici, come abbiamo visto prima. Vado a contattare proprio questi command and control. Ecco, se io uso una delle maglie della rete da pesca per andare a prevenire proprio questo primo contatto, rendo inefficace lo step iniziale del mio malware. Quindi, Emilio,
Sei d'accordo con me che questa visione, diciamo così, dell'ormai nota rete da pesca che abbiamo dimostrato, è sicuramente importante dal punto di vista del controllo del tipo di traffico che possa andare a fare dal punto di vista della navigazione. Che ne pensi? Certamente, e ovviamente è un ulteriore aiuto, come dicevamo, cioè non è la panacea a tutti i mali, non è solo col web blocker che voi potete andare a bloccare i siti malevoli, anche perché i siti malevoli hanno anch'essi un'elevata variabilità, cioè cambiano in continuazione. Un sito, un IP, un sito che insiste su un IP e viene utilizzato per una settimana per inviare, diciamo, come repository per scaricare e distribuire il malware, potrebbe essere categorizzato dopo 1 o 2 giorni dall'inizio dell'infezione e potrebbe, nel frattempo l'infezione potrebbe essere stata appoggiata, chiamiamolo così, diciamo, distribuita su altri IP. Magari già categorizzati come appartenenti a botnet o per esempio a malicious website. È sicuramente un controllo da abilitare perché tra non averlo per niente e averlo così, ovviamente è meglio averlo come controllo. Però chiaramente non ci si può affidare solo esclusivamente sull'URL filtering per potersi proteggere da possibili file che attraversano, perché questo che attraversano l'apparato e arrivano sugli elaboratori. Ma sicuramente, senza ombra di dubbio, è un altro sistema che abbiamo a bordo delle nostre macchine che aumenta l'efficacia preventiva nel bloccare particolari diffusioni o anche click accidentali dell'utente che non si è accorto e poi se ne è pentito subito dopo aver cliccato. Proprio perché, grazie al controllo che si scatena a questo punto della comunicazione, quindi sul web blocker, addirittura non si può fare in modo che l'utente nemmeno ci vada sul sito. Ok? Quindi, ma allo stesso tempo è uno dei controlli perché non ci si può affidare completamente al web blocker per bloccarli, perché, come vedremo fra poco, come ci dirà Gianluca fra poco, la gran parte delle infezioni di questi ransomware in questi giorni sta fluendo distribuita attraverso siti di personal sharing, personal storage e file sharing, quali potrebbero essere siti come, diciamo, non voglio far qui nomi, ma insomma siti che normalmente vengono usati anche per, diciamo, scopi che non sono criminali, vengono utilizzati come normale sistema di file sharing. Pertanto, in web blocker risulteranno nella categoria personal storage. Se bloccate quindi la categoria personal storage, poi dovete però aggiungere a mano le eccezioni, per esempio per i siti che utilizzate e che risultano comunque nella categoria di personal storage, come per esempio potrebbe essere Dropbox o OneDrive. Ma non sono né Dropbox né OneDrive che vengono utilizzati al momento per diffondere questa roba, ma in realtà sono quasi sempre siti di personal storage, ne ho visti diversi, russi, uno di questi è Yandex, ma non perché Yandex sia il problema, signori, è perché chi sta diffondendo il software si è fatto un account, diciamo, che si chiama 1234, quello che è su Yandex, ci ha appoggiato il file sopra e da là fa puntare tutti gli utenti, tutti, diciamo, gli utenti che cascano in questa rete, li fa puntare alla sua share su Yandex. Quindi non è il problema, non sono i siti di personal sharing e storage, ma è la tecnica che viene utilizzata. Pertanto, WebBlocker può sicuramente essere utile per sfoltire e togliere di mezzo tutti quegli URL e quegli IP che fanno riferimento a siti classificati da web blocker come pericolosi. Ma per esempio i siti di personal storage non sono in queste categorie che vedete adesso elencate, proprio perché non sono pericolosi i siti in sé, né tantomeno i servizi. Io li uso a manetta, ma sono sicuro che li usate anche voi. Sono utilissimi e comodissimi. Pertanto, vi dicevo, è sicuramente un elemento in più da tenere presente, da attivare, che vi aiuta e coadiuva l'intera politica di sicurezza della vostra infrastruttura, ma non è l'unico servizio a bordo, Gianluca. Assolutamente no, e non potevamo non parlare di applicazioni. Interveniamo con la nostra soluzione anche a coprire
il set di firme digitali che riconoscono le applicazioni e controllare l'utilizzo di queste applicazioni grazie al servizio di application control, al motore di application control. Ora, anche in questo caso si ragiona molto sulla componente etica di controllo applicativo piuttosto che mirato a ottimizzare le risorse aziendali per evitare di far, chiamiamolo così, perdere tempo durante l'orario di lavoro o sfruttare in malo modo le risorse aziendali allo scopo quindi di ottimizzare tempistiche e risorse per il conseguimento dell'attività produttiva. Anche in questo caso io voglio porre l'attenzione dal punto di vista della sicurezza, quindi evidenziare quali sono le categorie di applicazioni e andare a curiosare all'interno di queste categorie facendo molta attenzione a quello che ci possiamo trovare dentro. Bypass, proxy e tunnels, due nomi su tutti, tu su tutti, Tor e Ultrasurf, non c'è bisogno che mi dilunghi in merito. File transfer, come accennato poco fa da Emilio per la parte per la parte web, ma quando si utilizzano protocolli e interfacce diverse da quelle web, ovviamente interviene la parte applicativa. Peer-to-peer, non tanto dalla componente etica, quindi quali file sto andando a scaricare, ma quanto considerando il fatto che si sfrutta, si conosce la debolezza del grosso utilizzo del peer-to-peer. Per andare a inserire in alcuni file, film piuttosto che altri tipi di software, eccetera, eccetera, andare a inserire proprio queste componenti negative che poi fanno esplodere in maniera virale all'interno della nostra infrastruttura l'elemento malware, quindi l'elemento appartenente alla categoria dei ransomware. Remote Access Terminal, anche qui vi lancio una provocazione. Andatevi un attimino a leggere e a inserire sul motore di ricerca Google, per chi di voi lo ha già utilizzato, e sono sicuro che fra gli addetti ai lavori ce n'è parecchi, il software di teleassistenza AMMY, AMMYY, e andate un attimino a vedere l'associazione di AMMY con la parola CryptoWall, e poi ci facciamo due risate tutti quanti assieme. Anche qui Network Protocol 2, proprio perché all'interno degli ultimi aggiornamenti delle release applicative è stato proprio inserito, come potete vedere qui, la componente applicativa CryptoAdmin, che rappresenta proprio quella componente all'interno del nostro codice in grado di andare a contattare il command and control esterno per conseguire la parte di importante, la parte dell'elemento di cifratura, quindi la famosa chiave. Emilio, ci fai vedere a questo punto qualcosa di un pochettino più sul campo? Qualche un po' Certo, di configurazione guida, un po' di visibilità. Gianluca, cambiamo il ruolo relatore in modo tale che possiamo andare a lavorare direttamente. Gianluca, mi confermi? Riesci a vedere il mio schermo? Assolutamente sì. Perfetto. Ok, così uso il mio collega Gianluca come, come testa. Allora, sì. Parlando di visibilità, abbiamo preparato qui due, diciamo, abbiamo preparato due tipi di analisi che vediamo adesso rapidamente in questi ultimi minuti. Allora, come ci rendiamo conto della validità di una configurazione con i nostri apparati e quindi che cosa sta passando e che cosa non sta passando attraverso l'apparato e come dovrebbe essere configurato l'apparato stesso? Quella che state vedendo in questo momento, in particolar modo, è l'interfaccia di WatchGuard Dimension. Vi rimandiamo su il nostro canale YouTube WatchGuard Italia o sul nostro blog tecnico watchguarditalia.com/blog se volete accedere e visionare i due webinar che abbiamo tenuto dedicati al mondo del logging e della visibility WatchGuard Dimension, che è lo strumento web. È una macchina virtuale che si lancia e alla quale si accede esclusivamente via web, che ci dà la possibilità di osservare come funziona, diciamo, come che cosa accade sulle macchine, sui firewall, in particolar modo tutta la parte di logging e visibilità. Tra le varie dashboard che si hanno a disposizione di visibilità, qui vedete
Io ho una macchina che, nello specifico, è un Firebox T10, quindi il più piccolo dei nostri firewall, che è adatto per reti fino a 4-5 host, come possono essere piccoli uffici remoti, piccoli uffici e così via, o anche casa, che diciamo quindi small office, home office. Che in questo momento è praticamente non sta facendo quasi nulla, ed è in piedi da 18 giorni con un uso di memoria che è quello corretto, non vi dovete preoccupare. Se tutte le volte che ho sempre questo feedback, mamma mia, è la CPU, in questo momento non sta facendo proprio niente la CPU, ma una CPU al 50%, al 60%, con una memoria al 90% è in uso, cioè questo non è il cellulare smartphone che avete, ma in realtà la potenza sulla macchina bisogna usarla, se no che la si ha a fare. Tra le varie dashboard che si hanno a disposizione, ce n'è una in particolare che è la Security Dashboard. Se andiamo indietro al 5 di febbraio, volevo farvi vedere, fino ad oggi, volevo farvi vedere un pochettino l'analisi di quello che il sistema ha catturato nei log. E come vedete, l'apt blocker è entrato in funzione due volte, nello specifico andando a bloccare e prevenire l'infezione da questo eseguibile che è stato riconosciuto come una APT e non invece come un reale Flash Player Installer. Come lo ho, diciamo, come mi sono infettato, come avrei potuto infettarmi meglio? Se clicco sull'eseguibile, posso andare a effettuare un filtro e posso vedere che l'utente che ha fatto i due tentativi è l'utente Mario Rossi, perché ha usato l'autenticazione sull'apparato. La destinazione, cioè il sito dal quale ho preso, stavo tentando di prendere questo file, perché il file è stato bloccato, perciò si trova dentro la Security Dashboard, è questo indirizzo IP. E guardate qui, il protocollo attraverso il quale ho cercato, diciamo, di scaricare questo file è HTTPS. Com'è possibile che sia HTTPS e sia stato riconosciuto, analizzato, bloccato dai motori che si trovano a bordo dell'apparato? Perché il sistema include e ha abilitata l'HTTPS Deep Inspection, quindi la capacità di poter decifrare il contenuto SSL. Posso andare a utilizzare le policy map che invece mi fanno andare a vedere relativamente all'apt blocker. Posso scegliere la policy map dell'apt blocker per andare a verificare da quale interfaccia è entrato il traffico che poi è stato ovviamente bloccato. Quale regola ha fatto match e ha catturato questo traffico? E come vedete è la regola HTTPS proxy, non la regola HTTP, a maggior riprova del fatto che questo malware, non solo CryptoLocker, ma tutto il malware di questo tipo, ransomware e non, ormai viene sempre più diffuso attraverso HTTPS e perciò dovete avere un sistema in grado di ispezionare l'HTTPS, altrimenti il malware entra dall'HTTPS perché non può essere ispezionato. La severity del problema diciamo, del file era elevata e ovviamente è stato bloccato. Se non fosse stato bloccato, sarebbe uscito dall'interfaccia che si chiama TUD10D e quant'altro. Quindi capite anche che da questo punto di vista, graficamente è molto semplice andare a fare un auditing e capire se la mia configurazione sta funzionando bene oppure no. Volevo poi farvi vedere, quindi, andando direttamente collegandomi all'apparato in questione, volevo andarvi a far vedere come l'ho configurato e chiudendo, diciamo, sulla parte relativa alle. Quindi andiamo qui nelle. Intanto andiamo a vedere l'analisi dei vari motori. Quindi vediamo qual è lo stato di apt blocker, la configurazione, perdonatemi, di apt blocker. La configurazione di apt blocker, come vedete, è abbastanza semplice. Sulla base del livello di pericolosità ho deciso di prendere un'azione che in questo caso è uguale per tutte e tre le attività, quindi drop, 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 interrompi la connessione. E vediamo su quali regole è stato abilitato apt blocker, è stato abilitato sulla HTTP proxy e anche l'HTTPS proxy, perché questo è il template di configurazione. Poi vediamo la configurazione del gateway antivirus. Vedete che il gateway antivirus è configurato sul template in HTTP proxy, ma che è usato anche nell'HTTPS proxy, ora ve la faccio vedere, con la configurazione del motore di application control e poi vediamo anche web blocker nel caso specifico.
In Application Control ho creato un nuovo profilo che si chiama No Crypto App, ma il nome è diciamo assolutamente personalizzabile, in cui l'unica azione che ho diciamo ho configurato è relativamente alla sola applicazione vedete di crypto. Ok? Quindi blocco, diciamo, delle azioni di cripto. Andiamo a modificare i cambiamenti, così ve li faccio, vi faccio vedere anche dal punto di vista della criptoanalisi. Posso selezionare la categoria e semplicemente selezionare il drop dell'applicazione, ok? In modo tale che, come abbiamo visto con Gianluca, posso a livello di application control andare a prevenire eventuali, posso riconoscere il CryptoLocker quando comunica in rete e bloccare eventuali comunicazioni di CryptoLocker fra un host e un altro host quando questi due host sono connessi a due interfacce diverse del mio apparato watchguard. A questo punto posso vedere, vi dicevo, la configurazione di WebBlocker. Posso andare nella navigazione protetta e sicura, andando farvi vedere come è configurata. Ho selezionato le categorie blocco di adulti, peer-to-peer, file sharing, elevated exposure. Vedete, queste sono anche altre categorie che non sono direttamente legate, non sono nella sottocategoria security, ma comunque sono altre categorie di altri siti che comunque contengono software indesiderato. Emerging exploits, suspicious content, proxy avoidance, web e email spam, pay to surf e tutte quelle security che ci diceva Gianluca. Quindi si è abilitato malicious website solo perché mi serviva per effettuare una prova e poi effettivamente per andarlo a scaricare il malware, altrimenti non vi avrei non, andare a tentare di scaricarlo il malware, altrimenti se fosse stata bloccata anche questa categoria dal PC non riuscivo nemmeno ad andarci sul website e quindi non riuscivo a farvi popolare il database con il file eseguibile bloccato. Vediamo infine come è fatto il policy set di questo T10. Vedete la regola outgoing che permette tutto il traffico in uscita è disabilitata. Vedete che c'è il divieto d'accesso. E di fatto io ho in questo momento aperte, quindi dai client della mia rete si può, tralasciamo le altre regole qui intermedie, sono più, per chi è più addetto ai lavori ed è più addentro nella configurazione del watchguard, sono regole, chiamiamole di servizio, che servono a far funzionare degli aspetti dei collegamenti di sistema. Quelle che ci interessano, che permettono del traffico dai nostri client verso il resto di internet, sono semplicemente tre: HTTP, HTTPS proxy e la DNS proxy. Tutte e tre sono di tipo proxy e sono fatte in modo tale da proteggere al meglio gli utenti. In particolar modo andiamo a vedere com'è fatta la regola HTTP proxy. Ci dà la possibilità, vabbè, di poter navigare dall'utente Mario Rossi verso il resto del mondo di internet. Sul il motore Application Control è applicato il profilo No Crypto Apps che vi ho fatto vedere poco fa, quindi può usare questo utente tutte le applicazioni, ma viene bloccato tutto ciò che è relativo al crypto admin, ma potrei bloccargli nello stesso profilo anche tutte le applicazioni, Basta selezionarle dall'elenco che abbiamo qui sotto e vediamo nella proxy action, nella, diciamo, chiarezza della proxy, nella semplicità della proxy action, vediamo che abbiamo un controllo, passiamo al vaglio dell'antivirus tutti i contenuti che possono essere riconosciuti all'interno dello stream del flusso HTTP vengono passati al vaglio dell'antivirus, così come vengono passati al vaglio dell'antivirus anche tutti i file riconosciuti attraverso bytecode, sia quelli elencati che quelli non elencati come file. E dove si configura ptblocker? A questo punto ptblocker si configura semplicemente accendendo una spunta, perché la logica nella configurazione della ptblocker è: tutti questi contenuti passano al vaglio dell'antivirus. Se l'antivirus restituisce esito negativo, tutto a posto, il file è pulito,
Allora, se ho la licenza dell'apt blocker e apt blocker è abilitato, il file passa al vaglio anche dell'apt blocker. Tutta, se vogliamo chiamare la complessità delle politiche di cui parlavamo, non è tanto nel mettere la spunta sull'accensione di apt blocker, ma nel ragionare su quali sono i contenuti che effettivamente dovrebbero essere passati al vaglio, dei due motori. E quali invece sono i contenuti che non dovrebbero essere proprio passati al vaglio di nulla, perché non dovrebbero proprio essere permessi e consentiti, diciamo, ecco, all'interno delle configurazioni dei nostri apparati. Un discorso a parte in questa configurazione che vi sto facendo vedere, in realtà questa configurazione non include la posta, ma in realtà si fa la configurazione anche relativamente agli allegati di posta elettronica. La merita l'HTTPS proxy che, come vi dicevo, condivide gran parte delle configurazioni in modo molto simile a quella che è la configurazione dell'HTTP. E nella proxy action, però, vedete, io ho abilitato la content inspection, quindi l'HTTPS deep inspection dei contenuti, e applicando lo stesso template di configurazione che ho nel HTTP Proxy Action, perché una volta che l'HTTPS viene decifrato, si può scegliere quale template di configurazione di analisi utilizzare tra quelli HTTP, perché una volta decifrato diventa traffico HTTP normale. Domain names, ho la possibilità di decidere che tutto quello che non è elencato nel domain names, io ho fatto in modo che venga ispezionato grazie alla Deep Inspection. Ok, quindi gli ho detto, guarda, se io non ti elenco qua dei domini tipo whitelist e io non ne ho elencato nessuno, se nessuna di queste regole fa match, infatti è vuota, allora che devo fare del sito HTTPS? Passalo all'ispezione. Volendo si può utilizzare anche il web blocker, in questo caso le categorie del web blocker sono utilizzate con una logica diversa, cioè qui dentro se si usano le categorie del web blocker si dice che tutti i siti che appartengono alle categorie sulle quali io metto la spunta sono consentiti e passano al vaglio della Deep Inspection, quindi vengono decifrati e analizzati. Se avessi voluto creare una proxy di posta, per farvi vedere come si fa, si aggiunge una nuova regola di tipo proxy, per esempio SMTP, incoming oppure outgoing, dipende dalla direzione del traffico che vogliamo proteggere. Supponiamo che sia la direzione dai server SMTP nel mondo verso il mio mail server, aggiungo la nuova policy. Ovviamente posso agganciare application control, le stesse capability che avete, le stesse possibilità che avete sulle altre regole. Relativamente alla proxy action, posso effettuare il cloning di quella standard, posso clonare quella standard e andarmela a personalizzare. Per esempio, andando a passare al vaglio dell'antivirus ogni specifico content type che voglio. Nel caso dei content type, sul tempo di collegarsi, posso andare a selezionare, appunto, vi dicevo, la capacità di poter selezionare i vari content type, piuttosto che selezionare i contenuti, eccoli qua, e passarli al vaglio della bootscan, piuttosto che andare ad analizzare quelli che sono gli attachment sia per content type che per file name, quindi posso andare a dire anche di passare al vaglio dell'antivirus ciascuno di questi file name. Come vedete, by default, una lunghissima serie di file name sono automaticamente stripped, cioè vale a dire eliminati, perché dovrebbero essere allegati che non dovrebbero essere mai ricevuti. Però ne possiamo aggiungere di nuovi e decidere così come decidere che fare in corrispondenza di ciascuno di questi file name allegati. Posso usare anche le wildcard. Interessante, concludendo, è anche la possibilità, lo stesso controllo si può applicare anche al POP3, come vi diceva Gianluca. E interessante è la politica invece relativamente alla posta di non passare solo ed esclusivamente i file al vaglio dell'antivirus e quindi gli apt blocker. Vedete che qui apt blocker si abilita anche in questo caso con una spunta e funziona a valle dell'antivirus, ma si può per esempio attivare un meccanismo sulla posta che si chiama lock. Attraverso il meccanismo lock, per esempio, si potrebbe scegliere nel caso di document.txt
zip o di un particolare documento zip di effettuare il lock dell'allegato. In questo caso l'allegato non viene passato al vaglio dell'antivirus e dell'apt blocker, ma viene invece incapsulato e cifrato. E l'unica persona che è in grado di decifrarla con un particolare file eseguibile che è dentro la nostra suite gratuita, che si chiama unlock.exe, è l'amministratore di rete che conosce la password di amministrazione del firewall. Questo comporta il dover fare in modo che l'utente fosse anche stato sprovveduto dall'aver scaricato il documento fattura qualcosa.zip, anche accidentalmente tenti di aprire il file, non lo riesca a fare perché il file è stato, diciamo, chiuso e cifrato, e debba rivolgersi all'amministratore di rete spiegandogli da dove lo ha ricevuto. E l'amministratore di rete può a quel punto evitare di aprirlo e spiegare all'utente che è meglio che non ripeta più l'operazione per sua sicurezza. Bene, Gianluca, io diciamo come presentazione generale degli aspetti tecnici ho terminato. Gianluca, non so, vuoi aggiungere altro? No, 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 io confermo tutto quello che hai detto, stavo solo guardando qualche commento del fatto che si è sentito un po' male nell'ultimo frangente. Vedremo eventualmente di rimediare magari con la Ah, non preoccupate, è tutto registrazione. registrato, quindi è tutto registrato audio-video, quindi problemi di rete a parte, sarà tutto visibile su YouTube e su watchguarditalia.com. Ok, quindi non resta che confermare i ringraziamenti per la vostra presenza e speriamo di esservi stati assolutamente utili e di essere stati propositivi al riguardo. Grazie. Grazie, per qualunque domanda potete scriverci a italy@watchguard.com, per se sono domande di tipo diciamo commerciale e informativo generico, oppure se sono specifiche domande di prevendita, quindi domande tecniche volte ad acquisire maggiori informazioni tecniche sul prodotto a prevendita-italy@watchguard.com. Grazie per aver partecipato, numerosissimi. Speriamo vi sia stato utile e vi aspettiamo per qualunque approfondimento. Grazie a tutti, grazie Gianluca. Ciao, grazie a tutti.